Sandro De Pol, opinionista di Rai Sport. Ieri ha avuto modo di assistere alla gara della Citycas. È stata una gara che, come un po' avevano detto i due allenatori, si è decisa ai dettagli. L'ha vinta Sassari, diciamo, forse da un punto di vista più psicologico. Ah, l'ha vinta Sassari perché sta attraversando un ottimo momento di forma, l'ha vinta Sassari perché ha più rotazioni, perché Fesenco ha dovuto fare veramente gli straordinari, gli ultimi 3 minuti, la scelta coraggiosissima secondo me di Pasquini di togliere un lungo di ruolo per inserire Sacchetti, giocare da lungo con Sacchetti e Savanovic ha pagato perché obiettivamente Fesenco non è riuscito a trovare grossi vantaggi, tranne un rimbalzo d'attacco sul quale è stato prontamente speso fallo. Quindi, in termini di fisicità, non hanno pagato i giocatori di Sassari. E mi sembra che Fesenco in quella fase lì abbia fatto fatica a ricevere la palla, anche perché Sassari ha fatto un'ottima difesa. Però, obiettivamente, Avellino ha un giocatore di meno. Un esterno di meno perché Obasha non ha fornito un contributo che invece altre volte è stato indubbiamente più incisivo, e si aspetta il signor Logan. Senti, ti chiedo appunto un po' della situazione di Avellino. Secondo te quanto ha inciso questa situazione a livello di un po' di infortuni, un po' anche del doppio impegno? Insomma, Avellino comunque ha disputato più di 30 gare sin qui, in una competizione, in una stagione così intensa, probabilmente un po' si è fatto sentire il doppio impegno di Avellino, oppure pensi che non siano queste le ragioni del KO? Ma quando è stata fatta la squadra, indubbiamente lo staff, il management di Avellino ha tenuto conto del doppio impegno, quindi non penso sia una sorpresa. È una sorpresa l'infortunio di Cusin, è una sorpresa il fatto che magari qualche giocatore ha avuto diversi alti e bassi in questo campionato e non è una sorpresa che lo staff, il management abbia deciso di ricorrere ai ripari prendendo un giocatore esperto, un veterano del parquet, un leader come Logan per rinforzare un reparto esterni che invece trova dei componenti assolutamente validi come Raglan, come Randolph, come Thomas, come Green che dà sempre un'ottima mano alla sua squadra. Ma come ti dicevo prima, la sorpresa è stato purtroppo l'infortunio di Cusin, soprattutto il fatto che Cusin non ha potuto e non può essere in campo per 2 mesi, un periodo abbastanza lungo in un reparto dove abbiamo veramente solo Fesenco come grande, grosso totem, Zerini fa quello che può perché non è il suo ruolo giocare da 5, gli Unen aiutano, ma ripeto, un gigante che abbia un ruolo di rimbalzista, intimidatore d'aria, prettamente difensivo come Cusin, indubbiamente ad Avellino manca. Senti, come cambia la stagione di Avellino con l'arrivo di Logan, soprattutto in termini di ambizioni? Come potrebbe cambiare, visto che tu la segui sia da un punto di vista del campionato che in Champions League? Beh, indubbiamente è una dose di esperienza, una dose di leadership che non manca indubbiamente come leadership ad Avellino, non manca la leadership, manca un giocatore d'esperienza, un giocatore che allunghi le rotazioni proprio in vista di questo doppio impegno. La Coppa Italia purtroppo ha visto Avellino uscire al primo turno, ma hanno bisogno di allungare le rotazioni anche in vista di un playoff che non dimentichiamolo. Tranne il primo turno che si giocherà sulle 5 partite e tutti quanti logicamente i tifosi di Avellino si augurano che la squadra vada avanti, ma è massacrante perché si giocano i 2 giorni alla media delle 7 partite qualora la squadra arrivasse alle semifinali. Quindi un giocatore che allunghi la rotazione sul quale fare assolutamente affidamento ogni partita, sapendo già che quel giocatore può dare quel contributo in quella partita e non è una sorpresa il suo apporto, beh, è una grande aggiunta indubbiamente per la squadra biancoverde. Senti, un'ultimissima domanda, ti chiedo una tua impressione, hai visto un po' queste 4 partite, tra le 8 squadre, insomma, chi è che ti ha impressionato, chi è che invece ti ha un po' deluso? Ma sai, ci sono delle squadre che sono arrivate a questa manifestazione con degli acciacchi fisici, come Avellino, come Venezia, che ieri è stata sconfitta da Brescia, che ha fatto un'ottima partita, solida, energica fin dall'inizio. Quindi indubbiamente in questo momento fino ad oggi la sorpresa è Brescia. Nessuna mi ha particolarmente deluso perché, ripeto, le condizioni di alcune squadre sono viziate dagli infortuni e quindi aspetto prima di dare un giudizio di delusione di qualche squadra, magari alla fine del campionato.